felix the cat the wonderful wonderful cat whenever he gets in a fix he reaches into his bag of tricks felix the cat the wonderful wonderful cat you'll laugh so hard your sides will ache your heart will go pitter-pat watch and feel wonderful cat Felix the cat the wonderful wonderful cat you never know what he'll do next so don't even try to take a guess Felix the cat the wonderful wonderful cat he's so much fun for everyone no one can question that cause it's Felix the wonderful cat E buongiorno, buongiorno a tutti per questa nuova puntata di Felix, seconda puntata di novembre. Saluto subito io sono Nicola Guicciardi, saluto Ruben Giovannoni in regia anche lui speaker, presente come sempre. Saluto Nicola Pozzati da dietro le quinte, anche lui oggi presente. Buongiorno a tutti e naturalmente ringrazio Giorgio guaitoli che ci fornisce i vari articoli e notizie, anche lui da dietro le quinte. Eh, ricordiamo velocemente i contatti con cui potete interagire con noi sms whatsapp al 340 088 9313 pagina facebook web radio 5.9 la nostra che è felix-radio 5.9 oppure l'hashtag di twitter felix on the radio potete seguirci in streaming sull'fm 94.8 e sul sito www.radio5.9.it non attenderei oltre, presenterei subito l'ospite, l'ospitone di oggi tra l'altro vorrei ricordare, 65 anni, modenese, già ministro per i rapporti col Parlamento dal 2001 al 2006, è famoso per la sua legge sulle droghe, molto contestata, e anche per l'acceso dibattito in tv con i rapper Fedez e Cicoria ad anno 1, proprio su questi temi. Signori e signori, qui con noi Carlo Giovanardi, senatore, si può dire ancora di area popolare? <coughs> senatore di centrodestra... <coughs> Che coerentemente con la sua storia politica ritiene che sia finita la stagione delle larghe intese col governo Renzi e che giustamente chi ha la mia storia, la mia cultura e il mio tipo di visione delle realtà a questo punto debba collocarsi all'opposizione di questo governo e concorrere già da primavera a Milano, a Roma, a Napoli, a Trieste, a Bologna, dove si voterà nelle amministrative, a far vincere candidati di 110. Molto bene, io chiedo, partendo proprio dagli albori, lei ha detto prima dietro le quinte, in backstage, che ha iniziato a fare politica negli anni 70, politica attiva nella Democrazia Cristiana, prima consigliere comunale, poi consigliere regionale. Ma io chiedo come era fare politica in un partito che storicamente sia a Modena che in Emilia Romagna è sempre stato di minoranza, vorrei ricordare che specialmente a Modena non, non c'è mai stato un cambio di colore dal punto di vista dell'amministrazione. Allora, noi facevamo ironia su noi stessi, perché la DC di Modena aveva quasi 120 sezioni, dal Frassinoro, Rovolo, Romanoro, Fontanaluccia fino a Mortizuolo, a San Martino, Spino, non c'era frazione che non avesse una sezione. Ci definivamo un partito organizzato, serio, onesto, radicato sul territorio, che faceva politica, che non aveva potere, però aggiungevamo anche, se avessimo anche i voti saremmo un grande partito, in realtà... Eh, con grandi personaggi come Armando Gorieri, come Carl, come Moringossi, Bortolani, Bartole e con una mh, tradizione di erdicamento, eh, la DC oltre il 20%, 20-25% dei voti non è mai andata, ha amministrato tanti comuni in montagna, la montagna era bianca, ma né Carpi, né Modena, eh, né Vignola, né le grandi comuni o i comuni della Bassa, salvo fino Miglia e San Felice per un piccolo periodo, dal dopoguerra in avanti sono sempre stati egemonizzati. Ahimè, dico io, da coloro che credevano in Stalin, credevano in Togliatti, credevano nel comunismo, nelle bandiere rosse: è una cosa che ha un riflesso anche nella politica di oggi, perché poi, girando per l'Italia, ci si accorge che, per fortuna, non tutta l'Italia politicamente è come la provincia di Modena, la Bassa Modenese, l'Emilia, insomma, c'è anche un'Italia che fortunatamente ci ha consesso negli anni 40, 50, 60, 70, lo sviluppo perché. Ha scelto democrazia cristiana, liberali, socialdemocratici, eh, socialisti e dico io, per nostra fortuna, non ha scelto i comunisti allora perché avremmo perso 40 anni come i paesi dell'Est. Tu puoi intervenire? No, no, ma giusto, ma giustamente noi, noi chiamiamo la gente per, proprio perché ha delle opinioni. Che poi, cioè, eh, voglio dire, è fondamentale che le persone che vengono qua dicano la loro. E infatti, vabbè, poi sappiamo che il senatore senatore Giovanardi eh, non se la tiene non se la tiene, perciò beh, bisogna, che, bisogna che dica delle dichiarazioni. Ma è giusto così? Ma non solo, eh, voi siete giovani, ma a me fa impressione Perché quando venivo qua ho esordito proprio a cavezzo al Teatro Sociale nel 1970 in un dibattito, qui era pieno di comunisti. Si riferivano <ride> comunisti, facevano i feste dell'umanità con l'Unione Sovietica, la Cecoslovacchia, Cuba. Allora io. Non ho cambiato idea rispetto eh, al mercato, rispetto alla libertà di impresa, Noto che tutti quelli che erano comunisti si sono volatilizzati. Se qualcuno che dice ma tu sei stato comunista, dice chi io? No, no, ma io ero iscritto a questo comunista perché stavo con gli Stati Uniti, stavo con l'Europa Unita, cioè tutte le cose che hanno contrastato per 30 anni ed erano. Allora sì, c'era una lotta politica molto accesa, molto viva, è proprio. Peppone e Don Camillo, perché noi dicevamo gli Stati Uniti, l'Europa unita, la libertà di mercato, la solidarietà, e loro dicevano il collettivismo, l'Unione Sovietica, il paradiso dei lavoratori. Questo era il dibattito eh, fino alla caduta del muro di Berlino, cioè fino agli anni 90 il dibattito era su questo, poi dagli anni 90 caduto il muro di Berlino, adesso lo so anch'io che non c'è più l'Unione Sovietica, c'è la Russia e c'è Obama, però storicamente la. La provincia di Modena è stata connotata per essere una delle province più comuniste d'Italia. Forse del mondo, perché? Forse c'erano più comunisti. A Bologna. Eh, no, dico in Emilia di quante ce ne fossero in Unione Sovietica. Eh perché bene. là erano un po' costretti ad esserlo. Ecco, senatore, ma una domanda, ma secondo lei perché però questo, perché questo fenomeno, cioè perché il comunismo qui è stato così forte, nonostante poi noi siamo una terra in realtà molto produttiva, fatta di tante imprese, come mai ha sempre attecchito molto il comunismo e molto poche invece altre tipologie perché di politica? Voi avete di conosciuto l'Emilia eh, e la provincia di Modena negli anni 60, 70, 80, ma questa era una terra di disperazione. Eh, prima della seconda guerra mondiale qui c'era un problema di bracciantato irrisolto era una delle province più povere d'Italia, subì una immigrazione terribile da Modena verso altri paesi, non solo dalla nostra montagna ma anche dalla pianura, e i rapporti sociali, diversamente dal Veneto che era bianco, religioso, dove attraverso la lingua veneta unificante, attraverso la parrocchia che era veniva frequentata dal bracciante, dal mezzadro, dal piccolo proprietario, in una vita comunitaria, qui la lotta di classe era feroce perché la differenza tra che non aveva nulla e la borghesia padronale era feroce, quindi erano due mondi totalmente diversi. Il Veneto con queste caratteristiche dopo la seconda guerra mondiale si è ritrovato bianco, democristiano, e l'Ibbighi si è ritrovata rossa, salvo la montagna, dove erano ancora più poveri che nella bassa, però erano poveri in proprio, cioè ognuno aveva il suo pezzettino di terreno, faceva la fame sul suo pezzettino di terreno, ma era una persona libera e autonoma, qui c'era un problema di masse digeredate, di braccianti, che non sapevano come campare, che non sapevano come vivere. Cioè perciò eh, diciamo che a livello locale il partito comunista egemone non ha portato niente, secondo lei? No, il partito comunista egemone ha avuto la fortuna di essere egemone in una realtà nazionale dove ha vinto la democrazia cristiana e i suoi alleati, quindi ha goduto, come tutti gli italiani di tutte le parti d'Italia, di uno sviluppo eccezionale che c'è stato proprio sulle ricette di che aveva vinto le elezioni, cioè la libertà di impresa, la piccola e la media impresa, il, lo sviluppo dei commerci, l'Europa Unita, la Nato, tutti i provvedimenti a cui il PC votò contro il Parlamento. Il PC fece lotte storiche contro queste scelte, perché era collegato alle scelte dell'Unione Sovietica. Quindi certo che gli amministratori locali qua, come quelli del Veneto, come quelli della Puglia, come quelli del Piemonte, hanno goduto del fatto che loro predicavano il comunismo in Unione Sovietica, ma qui hanno dovuto operare all'interno di una logica chiamata la capitalistica, chiamatela di mercato. E tutto lo sviluppo della piccola e media impresa, di cui giustamente ci vantiamo, si è sviluppato all'interno della logica di chi vinse fortunatamente le elezioni. Allora, mica della logica collettivista, perché in Cecoslovacchia, in Albania, in Bulgaria, in Germania dell'Est, che pure avevano potenzialità produttive molto maggiori delle nostre, fino agli anni 90 sono rimasti drammaticamente bloccati. Perciò il buon governo rosso esiste esiste un buon governo rosso, esiste un buon governo bianco se noi paragoniamo per chi è realista come sono stati amministrati i comuni nel nord Italia, in Lombardia per esempio che è un, è un, è un esempio di efficienza o come quando per esempio il periodo comunista si è trovato ad amministrare Palermo o ad amministrare Napoli o ad amministrare la realtà del sud eh, come qui eh, sia i bianchi che i rossi si sono trovati ad amministrare zone che per senso civico, per capacità imprenditoriale hanno creato buone amministrazioni quando poi anche i comunisti si sono dovuti confrontare a sud con quella realtà che socialmente, politicamente per i problemi della criminalità organizzata è molto più difficile, hanno fatto dei clamorosi eh, buchi dell'acqua. Insomma, ragazzi, è molto più facile amministrare Modena che amministrare Reggio Calabria. Chiunque eh, diventi sindaco di Reggio Calabria. Questo questo... Mi sembra che... Su o... questo siamo d'accordo, eh <ride> oppure, oppure Roma, a Roma, che eh, ha avuto alternati sindaci democristiani o sindaci comunisti però insomma il problema di amministrare una città come Roma con tutte le sue contraddizioni è qualcosa di molto ben diverso tenete conto che uno, ogni quartiere di, di Roma ha tre volte gli abitanti sono 12 o 14 circoscrizioni ha tre volte gli abitanti di tutta Modena che ne ha 180.000 cioè le città emiliane compreso Bologna sono piccole città quindi favorite anche ad una dimensione relativamente piccola rispetto eh, a tutti i servizi che una città come Bologna ha, voi pensate che una circoscrizione di Roma dovrebbe avere, per essere pari a Bologna, dovrebbe avere la questura, dovrebbe avere la prefettura, dovrebbe avere i carabinieri. Queste città ce l'hanno, nelle grandi città le cose sono molto molto più complesse. Ecco, parlando di Roma, secondo lei qual è stato l'errore principale di Ignazio Marino, visto che ne stiamo parlando? Beh, Ignazio Marino, che, che, avendolo conosciuto anche come senatore, che è totalmente fuori dalla realtà, vive in, in un suo mondo. Eh, che, non, che non si confronta con la realtà, e quindi quello che, tutto quello che poteva infilare di eh, amministrativamente sbagliato lo ha fatto, poi ha un senso di autostima infinita, quindi anche fino all'ultimo non, non, non ha preso atto che, non, che ormai non, non era più una maggioranza, non era più un partito che lo sosteneva, non era più un programma. Aveva questa capacità molto demagogica di agitare dei problemi. Ma il problema è che un amministratore non, è de non deve agitare i problemi, li deve risolvere. E quindi si è trovato in una situazione impossibile. Ma secondo lei la dichiarazione, per così dire, aerea del Papa ha influito sulla sua caduta o è stata un una goccia tra le tante? S sicuramente eh, non lo ha favorito. Però è all'interno di un meccanismo nel quale eh, questa voglia, questa smania di apparire, di infilarsi dappertutto sicuramente lo ha reso molto debole e, e, e questa coincidenza per cui tutte le volte che capitava qualcosa a Roma lui era dall'altra parte, stava in America, stava, di qua, stava dappertutto meno che dove avrebbe dovuto stare e poi addossare sempre agli altri la colpa delle cose, quindi poi prendo atto della situazione, alla fine è stato sfiduciato dagli stessi consiglieri comunali che erano stati eletti con lui. Bene, abbiamo parlato di, di Roma di Marino, ci spostiamo per quanto riguarda l'amministrazione alla, alla Bassa Modenese. Eh, mi ricollego a un articolo del Carlino. San Felice ha approvato il decreto sull'ambiente. Giovanardi contrario. Ecco la parola fine al deposito di Rivara. Quindi spieghiamo sostanzialmente: è stato approvato l'emendamento del senatore Vaccari che vieta i depositi di acquifero profondo in generale nel nostro paese. Come vede questo quest emendamento e come lei si è comportato in aula? Ma guardi, io ho fatto il liceo scientifico e mi hanno sempre spiegato che non ci può essere una relazione fra il nulla e qualcosa che accade. Qui, io non lo so perché, ma ci hanno scritto fiumi d'inchiostro ormai su questo fenomeno. Eh, qualcuno insiste nel voler mettere in relazione il eh, terremoto che è avvenuto nella bassa modenese con un dibattito che si era aperto su un deposito che non si è mai fatto dove non è stata messa neanche la prima pietra, quindi vorrei capire come si fa a sostenere che c'è una relazione fra il nulla e il terremoto che è accaduto. E eventualmente, ma io ci credo poco, potrebbe esserci una relazione fra le trivellazioni di gas, di petrolio, che qui sono intensissime e sono state aumentate dopo il terremoto, ed eventualmente il terremoto stesso. Ma chi è che mi dice se la relazione c'è o non c'è? Molto semplicemente. Coloro che sono deputati istituzionalmente, il Comitato di Via Roma, l'Università di Modena di Geologia, che è una delle più avanzate del mondo, gli esperti mondiali, che mi diranno se faccio una strada, se faccio un ponte, se costruisco un aereo, qualunque attività umana faccia, mi diranno che tipo di rischio c'è. E a loro mi affido. Che per legge, per legge, un Parlamento stabilisca che in Italia non si può fare una cosa che fanno in tutto il mondo, dico scusa perché per legge. Se è compatibile la si fa, se non è compatibile non la si fa. Poi capisco che qui nella Bassa, poiché gli amministratori locali della Regione, essendo stati avvertiti da Roma dieci anni prima del terremoto, che la zona era sismica, che dovevano adeguare le costruzioni, che se le avessero adeguate non succedeva assolutamente nulla, invece di adeguarle, come sapete, la Regione ha fatto due provvedimenti per legge in cui ha esentato tutta la Bassa modenese dal rischio sismico. Quindi, anni e anni prima del terremoto, invece di obbligare chi faceva nuove case o chi ristrutturava le vecchie ad adeguarsi al rischio sismico, la regione le ha esentate. Poi, quando è arrivato il terremoto, capisco anch'io: il polverone di Rivara era bellissimo per eh, sviare l'attenzione della gente. Mi ricordo ancora a porta a porta quando a un estere fatto Vespa un comitato qui della Bassa diceva ah, ma la colpa del terremoto è del senatore Giovanardi. E Vespa dice, scusi, perché copre di Giovanni? Ah, ma perché lui era favorevole all'approfondimento della possibilità di stoccare i gas in acquifero. Allora il dice, ma l'hanno fatto? Dice, no. Dice, scusi, allora come fa ad essere responsabile lui? Quindi sono rimasti lì a guardare per aria. Quindi questa è la situazione un po' kafkiana nella quale ci muoviamo. Ribadisco che eh, dobbiamo a Boschi e all'Istituto di Geologia Nazionale aver identificato questo possibile rischio che 20 o 30 anni fa non si... Credeva possibile, hanno scoperto che nel 1500 c'erano stati terremoti di questo tipo. Hanno scoperto che la bassa può avere terremoti fino al grado sesto. Hanno scoperto l'acqua calda in Giappone. Le case resistono ai terremoti fino al grado nono. Basta costruire le cose in senso antisismico. E se capiterà, ricapiterà fra un secolo, fra, 100, fra 200 anni, fra 300 anni, fra 10 anni, un altro terremoto. L'importante è che le case siano costruite in maniera tale che reggano. Fra altre cose, voi pensate che sta a Reggio Calabria o a Messina o a Napoli dove la, o a Frasinoro o a Piappolo dove la sismicità è molto molto più pericolosa di quanto sia qui e addirittura a Messina, a Reggio Calabria in tutte le coste c'è il problema tsunami perché se là arriva un terremoto dopo il terremoto arriva anche lo tsunami quindi eppure là ci vivono, ci campano e se vogliono viverci però devono adeguarsi anche loro alla possibilità che i terremoti arrivino e purtroppo i terremoti arrivano perché l'Africa spinge contro l'Europa, ci sono faglie che sono aperte in tutto il mondo, da questo vengono determinati i terremoti. Non è che il terremoto avviene perché uno fa un buco per terra, però c'è tanta gente che continua a dire che i terremoti avvengono perché uno fa un buco per terra. Ecco, però secondo lei tanti dei danni, quindi sta dicendo che tanti dei danni che ci sono stati, ci sono stati anche per mancanza di responsabilità delle amministrazioni o comunque dell'amministrazione regionale? Tutti i gatti, assolutamente sì. Quando da Roma hanno identificato e hanno classificato la Bassa Medanese come zona sismica, non a livello della montagna, ma comunque una zona in cui potevano avvenire terremoti, esattamente come quello che è avvenuto, ed era avvenuto nel 1500, cioè fra il 5, 8 e il 6 della Scala, Richter che è stata segnata, le amministrazioni locali delle regioni sono state invitate ad adeguarsi. Lo scritto e agli atti, con un provvedimento prima amministrativo e poi con legge non mi ricordo se nel 2008, penso verso il 2008-2009, il terremoto c'è stato nel 2012, la regione per legge ha esentato la bassa modenese da rischio sismico. Quindi dove potete continuare a costruire senza tenere conto che può venire il terremoto. Questa è una, una grande responsabilità politica che viene sottaciuta. Ecco, lei è un politico, quindi le chiedo, a fronte di una responsabilità politica del genere, eh, chi ha fatto questa norma e chi ha preso queste decisioni? Secondo lei, cosa avrebbe dovuto fare e cosa dovrebbe fare oggi politicamente? Ah, guarda, parlare? io sono ancora sotto shock, lo dico perché la, la mattina che venne il terremoto, io rimasi esterefatto a sentire la frase del sindaco di San Felice. Andate a, a verificarlo, c'è su scritto giornali che davanti ai morti che erano avvenuti a Ferrara e al disastro che aveva coinvolto più. Nel primo terremoto, con la realtà, dice Ah, c'è stato il terremoto, ma almeno per fortuna non si parlerà, non si parlerà più del deposito gas di San Felice e di Rivale. Io sono rimasto e sarei fatto. Come fa un amministratore a mettere in collegamento un terremoto con una discussione? Sapete a che punto eravamo arrivati? Che il VIA aveva detto sì, prima di cominciare gli eventuali lavori, la società deve mettere 20 milioni di euro a spese loro e sotto controllo pubblico. Deve fare due o tre anni di ricerche sul sottosuolo per verificare se ci sono o non ci sono le potenzialità e valutare i rischi relativi a un eventuale. Quindi si trattava di spendere soldi per fare ricerca scientifica e la regione, sotto la spinta dei comitati di Rivara, ha detto di no alla ricerca scientifica e no allo stanziamento di 20 milioni di euro. A casa mia questo si chiama oscurantismo. Poi lo so, so della bassa parenti, mio figlio si è sposato a San Felice, conosco benissimo come la pensa una parte dell'opinione pubblica della Bassa, ma io la ricolleggo con l'opinione pubblica della Bassa negli anni 40 e 50, e quelli costali, cioè, perché quando si ragiona eh, vale per la Pedemontana, eh, qui eh, la Piedemontana scusate, la Cispadana, vale per il, lo stoccaggio gas di Rivara, vale per il Cavone, io la penso sempre uguale in tutte e tre le, 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 le fattispecie, cioè sono tendenzialmente favorevole. Però voglio che mi eh, spieghino anche la, ma la maniera ottimale in cui vengono realizzate. Invece qui dicono la Cipriani sì perché sì, ma il passo in mezzo ai paesi? È, eh, no, deve essere fatto comunque. Eh, Rivara no perché no, il Cavone sì perché sì. No, scusate un attimo, in tutte le infrastrutture che vengono fatte nella bassa bisogna usare un metodo. E il metodo è quello della ricerca, dell'approfondimento, come in tutto il mondo, poi se le, 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 le negatività superano le positività non si fa ma non capisco come le stesse persone possono dire no perché no a Rivara e sì perché sì alla Cispadana e non si discute. Eh però eh, mi sembra che per quanto riguarda Rivara ci fosse uno studio scientifico che aveva dichiarato comunque eh, lo stoccaggio pericoloso. Comunque eh, se oppure... lei me lo riesce a trovare, io lo cerco, sono cinque anni che lo cerco ovunque, anche recentemente dovranno fare a Medolla un, un incontro con l'ingegnere Grest, Gresta, i nuovi esperti della INGV. Ho chiesto a lui di trovarmi questo studio che viene sempre citato, me, me lo devono ancora fornire, quando me lo forniranno lo studio? Eh, ci sono studi, non sono studi, ci sono stoccaggio di gas in acquifero in tutto il mondo, in tutta Europa, che funzionano perfettamente, non c'è nessuna relazione col terremoto. Quando qualcuno mi fornirà questo studio, certo, quando sono stati stanziati 20 milioni di euro per fare lo studio sotto controllo pubblico, hanno detto lo studio non si deve fare, perché per principio non si fa, ma che modo di ragionare scusate. Poi qualcuno in camera caritatis ha detto, oh, ma, in camera caritatis, ma se spendiamo 20 milioni di euro e poi succede che si scopre che si può fare il deposito, ma dopo allora lo fanno, investono 350 milioni di euro, abbattono il costo dell'energia per tutta la bassa, abbattono il costo del gas per le ceramiche 20% in meno, producono occupazione, danno magari l'acqua gratis e l'energia gratis alle aziende agricole era una cosa così negativa, a me sembrava una cosa positiva se si poteva fare. Si può fare o non si può fare, lo demandiamo, scusate, voi che adesso continuano a estrarre il gas e il petrolio, adesso, non le fantasie, adesso, a chi hanno demandato la risposta alla domanda, si può continuare a estrarre gas e petrolio sotto i nostri piedi, adesso la risposta è stata sì, continuano a farlo e non c'è rischio, ma l'ho detto. Io sono abbastanza tranquillo, però non che sono tranquillo, basta costruire le case come Dio comanda. Ma gli stessi che hanno detto sì, si può continuare a tirare fuori il gas e il petrolio, prima, durante e dopo, hanno detto no, per legge lo stoccaggio del gas non si può fare in acquifero come fa in tutto il mondo. A me sembra una contraddizione grande come una casa. Va bene, allora. noi avremo comunque il sindaco di San Felice ospite il 5 di dicembre, aspetteremo, attenderemo repliche. Mandiamo un breve, un breve stacco musicale poi torniamo qui con il senatore Carlo Giovanardi. E rieccoci rientrati qui a Radio 5.9, ospite del giorno il senatore Carlo Giovanardi, lo abbiamo detto perché si fosse sintonizzato solo ora. Ricordiamo rapidamente i contatti, sms e whatsapp al 340 088 93... 1, 3, pagina Facebook Web Radio 5.9 e Felix trattino, Radio 5.9, che è quella del nostro programma, e hashtag di Twitter Felix on the Radio FDR maiuscolo. Potete seguirci anche eh, in streaming sul sito www.radio 5.9 e eh, su FM 94.8. Cambiamo completamente argomento, andiamo a fare un breve focus su quello che è successo, cosa molto grave che è successa a Parigi ieri notte. Eh, secondo lei, senatore, come si deve affrontare questo problema del terrorismo? È un problema angosciante, eh, poi non è terrorismo in realtà, è una guerra in corso, lo è sul campo in Siria, in, in Iraq e purtroppo in Libia dove scontiamo un errore madornale dei francesi, di Sarkozy e degli inglesi. Io ero al governo lo so bene che ci siamo stati trascinati per i capelli nell'avventura della destabilizzazione della caduta di Gheddafi a cui eravamo completamente contrari, ma da Obama a Sarkozy e al Presidente della Repubblica Napolitana c'è stata un, una pressione politica e mediatica per cui alla fine abbiamo dovuto concorrere a quella che è stata la destabilizzazione della Libia. Appunto un errore madornale, però oggi il quadro è questo. Io spero davvero che gli Stati Uniti, la Russia, l'Inghilterra, la Francia, l'Italia prendano consapevolezza della situazione e riescano a stabilizzare l'Iraq, la Siria e la Libia. Poi, però, ho sentito stamattina alcune prese di posizione politiche in Italia. Intanto, bisognerebbe capire bene in Francia cosa è successo, chi sono stati gli attentatori, eccetera, eccetera. Però guardate, c'è un elemento di fondo. Nel caso l'Italia volesse o potesse partecipare insieme agli alleati a un'azione in Libia o in Iraq o in Siria, bisogna però che l'opinione pubblica sappia che le operazioni militari hanno un costo. Eh? Eh, sì, là ci sono stati 100 morti civili che sono stati massacrati. Per evitare questo, se si mandano i soldati, i soldati muoiono, eh? cioè la guerra non è mica la roba da ridere. Allora la domanda è: l'opinione pubblica italiana è poi disponibile nel caso l'Italia si impegni con gli altri paesi a sopportare perdite o al primo soldato che muore l'opinione pubblica incomincia a dire torniamo tutti a casa? Torniamo tutti a casa perché qui. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Per contrastare il terrorismo o comunque la dichiarazione di guerra dell'ISIS bisogna anche trovare qualcuno che scenda sul terreno, che non siano solo i curdi o non siano solo gli irachei. Questa è una decisione che deve tenere conto anche della volontà espressa dagli italiani, cioè dal, 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 dal retroterra, dal fronte interno. Se il fronte interno è in grado o no di supportare un'azione. Ecco, però quello che inquieta, noi eh, siamo abituati a vedere la guerra a casa degli altri. Quello che inquieta in, in ciò che è successo in Francia è che eh, sono stati fatti degli attacchi a casa loro. Quindi, secondo lei, il governo Renzi e l'attuale ministro dell'interno Alfano, suo ex compagno di partito, è un governo e eh, Alfano come ministro dell'interno un ministro all'altezza del, de, del contrasto di, di emergenze interne di questo tipo oppure no? Ma no, io non ne faccio una questione di governo di centrodestra o di centrosinistra, di questo o di quel precedente del Consiglio. Il problema vero è quello di che cosa vuole fare una comunità nazionale. Per esempio, gli Stati Uniti con Obama, con Obama oggettivamente hanno seguito una politica di disimpegno in, in Medio Oriente che alla fine è risultata disastrosa perché Obama ha cavalcato le primavere arabe come fossero un momento di progresso e di democrazia e adesso si ritrova con il Medio Oriente in frantumi con una incapacità decisionale drammatica fra le altre cose anche rischiando, perché c'è una continuità negli stati, eh, i Uniti sono intervenuti in Iraq, sono intervenuti o hanno appoggiato l'azione in Libia, sono intervenuti in Afghanistan, non è che dopo aver fatto cadere Saddam Hussein e aver destabilizzato il paese adesso lasci massacrare centinaia di migliaia di cristiani, che è l'effetto della caduta di Saddam Hussein, di questo intervento, non puoi causare la frittata. E poi dicendo un problema vostro adesso noi non, non, ce ne stiamo fuori. Non è una visione di un grande paese. Gli Stati Uniti, che noi abbiamo tutti amato, è il paese che ha combattuto il nazismo, ha vinto il nazismo e il nazifascismo, poi è venuto in Europa, poi è andato in Giappone, poi col piano Marshall è stato qui. Non è che nel 1945 poi abbia lasciato la Germania in mano a nazisti o alla guerriglia. ha pacificato. E certo sono compiti da far tremare le vene ai polsi però. E' questo che si deve chiarire a livello internazionale. Certo, gli episodi come quelli credo convincono l'opinione pubblica che ormai da essere accoltellati a Gerusalemme attraverso un meccanismo che mette in pericolo Israele, ai cristiani che vengono massacrati in, in Siria e in Iraq, a questo tipo di aggressione, tutto tiene. E se tutto tiene ci vuole una risposta globale, una risposta organizzata. Condivisa, e una volta che si prende una decisione, avere anche la costanza di portarla avanti. Guai le fughi davanti di dire sulla onda delle emotività peghiamo degli impegni, e poi, una volta assunti gli impegni, la prima difficoltà: il fronte interno crolla. E Questo serve a peggiore del mare. E perciò voglio dire, eh, l'azione russa in Siria con i bombardamenti mirati, eccetera. Eh, diciamo sono una sorta di scatto in avanti oppure è un'azione che poteva essere eh, coordinata con altri partner internazionali, quello sicuramente ma come la vede? Vedo che una volta c'era un film, il cui titolo era se non erro, scusi, dov'è il fronte? Perché una volta il fronte era chiaro adesso celebriamo il centenario della prima guerra mondiale c'erano le trincee qui c'erano gli amici e di là c'erano i nemici in Siria dove sono gli amici e dove sono i nemici? Assad è un amico o un nemico? I turchi che appoggiano l'ISIS in, eh, in funzione anti anticurda sono nostri alleati o alimentano il terrorismo? Quelli che gli americani hanno finanziato in funzione anti-Assad, cioè i primi, quelli che erano i combattenti per la libertà, che poi sono stati scavalcati a loro volta da quelli che erano collegati ad Al-Qaeda, che sono stati scavalcati a loro volta da quelli dell'ISIS, cioè, in, in questo polverone di sigle e di combattenti, con paesi arabi che finanziano l'una o l'altra parte, poi c'è il problema dei sunniti e il problema degli sciiti. Il primo problema è dov'è il fronte? Cioè, da che parte dobbiamo sparare? Qual è l'obiettivo da raggiungere? Quindi, sono una situazione di una complessità gigantesca. Però, certo, devi anche identificare chi ti porta la guerra in casa. Sono gli sciiti? Sono i sunniti? E Al-Qaeda? Al-Qaeda, certo, l'11 settembre a New York era Al-Qaeda, adesso probabilmente è gli sciiti. Quindi il nemico va identificato con precisione, ma non lo posso fare io e non lo può fare neanche un singolo governo? Eh. No, ma è infatti, proprio quello, in, cioè, nel senso, non, chiediamo a lei un'opinione, ovviamente. La mia perché... opinione è che la collettività internazionale, se è vero, che i russi, intervenuti in Siria, <coughs> bombardano in maniera privilegiata i gruppi armati degli americani in funzione anti-Assad e non quelli dell'IRIS. Questo da già. La dimensione della follia di una situazione nella quale, durante la seconda guerra mondiale, con tutti i problemi che c'erano, tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti combattevano insieme contro la Germania. Allea, il male era la Germania e hanno estirpato il male. Poi, devo dire, stamattina ho sentito alcune cose veramente singolari: perché davanti a 100-120 morti, cioè persone inermi che sono state massacrate, e ho sentito qualcuno la precisione il governatore della Puglia Emiliano dirà ma la responsabilità è dell'Occidente perché quando bombardano muoiono anche le donne e i bambini no, allora bisogna capire cosa dobbiamo fare da grande perché lo so anch'io che quando hanno bombardato la Germania nella seconda guerra mondiale sono morte le donne e i bambini eh? e sono morte decine di migliaia di donne e bambini in Germania e non parliamo in Giappone con le due bombe atomiche però per estirpare il nazismo Hitler che cosa devono fare gli alleati non, non dovevano combattere la guerra non dovevano vincere e cancellare questa infamia dalla faccia della terra, poi certo che ci sono delle vittime, ma c'è una bella differenza fra le vittime di Parigi e gli effetti collaterali che possono nascere inevitabilmente se vai a combattere l'ISIS. Perché qualunque guerra se la vuoi fare, ci sono anche vittime collaterali, ma mica lo fai apposta, eh? non è che gli americani o i russi o i francesi che vanno in Siria vanno là per ammazzare le donne e i bambini. Può capitare che in una zona di guerra come l'Italia, noi siamo stati liberati qui il 25 aprile, ma quante città italiane sono state bombardate, quante donne, bambini e uomini sono morti innocenti, però io ho visto in tutte le città italiane, compreso Modena, tutta la popolazione festante quando sono arrivati gli alleati, che erano gli stessi alleati che avevano bombardato le nostre città per vincere la guerra. Quindi ogni azione ha dei costi, e non si può fare le anime belle e le anime candide. Certo, certo, insomma una riflessione era doverosa su, su questi fatti avvenuti in Francia. Di nuovo, cambiamo argomento, parliamo adesso un po' di, di droghe, insomma, di questa legge. Posso dire una cosa, sì. però ancora nella bassa, visto che siamo nella bassa? Ah, certo, sì, ci siamo sì. Prego. Prima eh, ho detto cose magari controcorrente qua, però io vorrei anche che le cose venissero seguite nel loro sviluppo. Io sono venuto qui fin dall'inizio, qui ho difeso la signora Moroselli, ho cercato di portare anche a livello nazionale questa follia dei quattro bambini portati via all'alba 15 anni fa, di questa roba dei servizi che hanno costruito un caso fondato su nulla, il prete morto d'infarto. A me fa piacere che dopo 16 anni si sia dimostrato che la roba non stava in piedi, era una follia, ma ci si poteva dirlo anche 16 anni prima. Cioè era talmente evidente che la roba non stava, non stava né in cielo né in terra. Che l'azione dei servizio era stata un'azione basata su una serie di elementi totalmente inconsistenti, che comunque non puoi massacrare una famiglia a 16 anni, portargli via i bambini e nel momento in cui poi questi dimostrano che hanno ragione, il marito è morto, un bambino sta in Francia da, da, da 15 anni e non ha conosciuto i suoi fratelli, eccetera, eccetera. Allora mi domando, ma dov'erano gli amministratori? Dov'erano quelli davanti a questa situazione? Eh, caso Bianchino, difeso io Bianchini. Sono convinto che fra qualche anno. perché? Perché, perché quando vedo una famiglia, un'impresa locale, di cui conosco storia, vita, morte, miracoli, parenti, nonni, gente eh, per bere della bassa, che viene comunque distrutta, viene fatta fallire, vanno in galera, poi gli arresti domiciliari con accuse pesantissime. Eh, io ragiono così, ma scusate, se domani, come immagino avvenga, fra 3, 4, 5, 6 anni viene assolto. Che cosa se ne fa della soluzione quando il meccanismo lo ha già massacrato, distrutto? Perché più di così, una, una famiglia, una persona più distrutta di così, dal punto di vista morale, dal punto di vista umano, dal punto di vista economico. Allora, credo che se tutti, non dopo che sono capaci tutti, ma prima su queste cose facessero una riflessione, del resto però ho visto nella bassa, finché era Baraldi, non gli fregava niente nessuno. Finché era Bianchini non gli fregava niente a nessuno, quando è stata la CPL c'è cioè stata la mobilitazione dei, dei, dei sindaci, degli amministratori, è uno scandalo, cioè non uno scandalo, è uno scandalo che questa azienda rischia di fallire, e lo dico, perché l'ho fatto, se non fallisce la CPL perché Giovanardi, controcorrente, negli ultimi due anni, facendo una battaglia politica in Parlamento, è riuscito a far inserire la norma che quando arrivano le interdittive antimafia e quando ci viene scusi dalla whitelist, viene nominato un commissario per impedire che nel frattempo, che si chiariscano le cose amministrative, l'azienda fallisca. E per fortuna c'è questa norma che ha consentito alla CPL di continuare senza lasciare a casa centinaia e centinaia di persone. Però, quando questo stesso fenomeno CPL capitava a piccole o medie imprese private, qui c'è stato non solo il silenzio assoluto, c'è stata la crocifissione nei confronti di chi era incappato in quella disavventura ecco però Giovanardi lasciando stare i, i casi specifici e i problemi di tempi della giustizia che sappiamo tutti comunque ci sono e sono evidenti io le chiedo però in Emilia c'è effettivamente un problema di andrangheta e di criminalità organizzata che non va sottovalutato ma lei mi ha parlato una cosa giustissima ma non si possono lasciare stare i casi specifici perché ogni persona, ogni realtà va valutata in quanto tale non si può fare eh, l'antimafia di facciata, che poi abbiamo visto a Palermo come va a finire nella gestione dei beni eh, sequestrati, dove stanno succedendo cose incredibili. Quando si incrimina una persona, bisogna avere gli elementi per neutralizzarlo. È un mafioso, è un dranghettista, è un camorista, va colpito con tutta l'energia possibile. Ma non si può dire e scrivere come hanno scritto a Bologna. Che tutti noi Emiliani siamo subalterni alla mafia perché siamo stati colonizzati dalla criminalità organizzata. Perché io, che faccio parte dell'antimafia a Bologna, ho detto: si vergogni che ha scritto questa cosa, ma come si permette di dire che 4 milioni di Emiliano Romagnoli sono tutti subalterni alla criminalità organizzata? Io non sono subalterno, ho un bel niente. E sono ben contento quando carabinieri, polizia e magistratura colpiscono i mafiosi. Però attenzione e Non è che qui invitate uno voi a parlare, un imprenditore, un politico, poi vi dicono: L'abbiamo pedinato, questo qui ha dei rapporti perché magari è fidanzato con uno, che è parente con uno e vengono a chiudere la vostra radio perché diciamo: 'Voi avete avuto dei collegamenti'. <coughs> il pericolo potenziale di infiltrazione, ma io non ho fatto nessun reato. E eh sì, però c'è questo tipo di, di realtà. Se a cena con sei parente di ecco, allora, se la mettiamo su questo piano, siete terrorizzati. Perché non diventa più un fatto concreto da perseguire, diventa o può diventare una caccia alle streghe che mette a rischio tutti. Allora, ecco, però io quello, quello che le chiedevo è: non è preoccupante una, una situazione, un'inchiesta come quella di Emilia, lasciamo stare, è ovvio che tutti gli emiliani romagnoli, la stragrande maggioranza ci mancherebbe altro, ma come si può dire dei siciliani? La stragrande maggioranza dei siciliani sono persone per bene, però c'è un problema di mafia. Oggi qui probabilmente l'impressione è che sia sottovalutata un po' la presenza della criminalità organizzata nel nostro ma... territorio, cioè per esempio tutti parlano delle inchieste di mafia capitale dove ci sono una cinquantina di imputati, qui ce ne sono oltre 219, 220 e non passa, e, neanche, e, su e non passa neanche il messaggio che effettivamente forse qualche problemino c'è. Ma io non, non ho alcun dubbio che ci siano problemi, infatti mi domando, ma negli ultimi vent'anni quando è stata fatta la ricostruzione di quando a reggio sparavano, c'erano i morti, eccetera, eccetera, cosa ha fatto la magistratura negli ultimi vent'anni? Perché io... Quando c'è stato tre anni fa o quattro anni fa il problema che nel tesseramento del PDL, quando c'era ancora il PDL, i giornali locali hanno detto: Ah, uno scandalo!, sono infiltrati nomi e cognomi di persone che vengono dal sud e che sono in odore di. Io allora ero sottosegretario, sono andato dal prefetto, dal colonnello comandante dei Carabinieri, dal questore di Modena, dal, presidente, dal procuratore della Repubblica, con un elenco, un elenco di persone. Una serie di cognomi che non voglio fare perché non, non voglio pigliarmi una querela, ma che erano stati indicati nei giornali come potenziali. Eh? Sono andato a fargli vedere la lista dicendo: Guardate, noi non vorremmo. Hanno fatto la domanda, vorremmo scartarla. E tutti quattro mi hanno risposto: Ci dispiace, per un problema di privacy, noi non possiamo dare nessuna informazione. E io, e io che ne so, scusi, se eh, chi eh, viene a frequentarmi qua, se le autorità non mi dicono loro, guardi, che quella è una persona che meglio non frequentare, io che ne so, si rifiutano di darmi informazioni, cose che ho detto pubblicamente. Allora, quando poi viene fuori che sei mesi dopo uno di questi viene arrestato, e, e, e venite a cercare me, io più di informarmi, più di dire alle autorità, in, in senso cautelativo, ditemi le persone che posso frequentare, quelle che sono a rischio, mi dicono che non lo possiamo dire. Poi a Reggio, Giovanardi di queste persone, di, di, non ne conosce nessuno. Eh, ma io l'ho detto, allora eh, che, che fa Del Rio? Scusate, era sindaco di Reggio. Andava a fare le foto con il sindaco di Cutro con, con la striscia tricolore. Il sindaco di Brescello ha detto che eh, quel, quel tale là è, è un brav'uomo. Ci sono 10.000 cutresi a Reggio, c'è cioè il papà di ia Quinta, ia Quinta, imprese. Allora, o diciamo che eh, Del Rio è colluso, ma non lo posso dire e l'ho difesa. che Lui mi ha chiamato, ma cioè, giornate, cosa hai detto? Ho detto che. Capisco benissimo, sei sindaco di Reggio, ci sono 10.000 cutreggio a Reggio, sei gemellato con cutro. Ti fanno fare una foto con 20 persone, ma che cacchio ne sei te se fra quelle 20 persone il 19esimo della foto è uno che ha dei collegamenti? Non possiamo fare polveroni di questo tipo. O mettere in galera il consigliere comunale di Reggio Emilia del PDL perché ha fatto una cena con 50 giornalisti e imprenditori dove pubblicamente ha posto il problema che ho posto anch'io. Come facciamo a distinguere. Le persone oneste, gli imprenditori onesti del Sud, da quelli disonesti? Sono tutti disonesti? Eh, l'hanno messo in galera, come sapete, poi dopo 40 giorni. Però io credo che la magistratura vada oltre una fotografia, cioè penso che poi dopo le indagini si facciano anche su altri elementi, mi auguro almeno. Attenzione, nell'interdittiva antimafia non è così, perché sapete che l'interdittiva non si basa su nessun tipo di reato, l'interdittiva è un atto amministrativo sulla presenzione, presunzione di un eventuale. Possibile rischio di futura infiltrazione all'interno dell'azienda, quindi basta la parentela. Basta che uno sia fidanzato con, basta aver avuto un rapporto di lavoro con. Guardate la vicenda Baradi, come si è risolto, e uno come fa a difendersi da situazioni di quel tipo che poi vogliono dire, se applicate in una certa maniera, la rovina dell'azienda, il fallimento, la distruzione? Allora, anche il concorso esterno: c'è omicidio, c'è rapina, ma il concorso esterno. E qui si potrebbe aprire un capitolo. Eh, ma mica un capitolo, da poco quello del concorso esterno. Perché il, il, questo reato associativo che non è scritto in nessun codice del mondo, voi sapete che non c'è la norma nel codice, è un'interpretazione giurisdizionale. Allora, quando io, io no, che non l'ho mai fatto, ma quando gli amministratori del PD di Reggio frequentano quelli di Cutro, che fanno concorso esterno, se poi viene fuori che uno di questi che frequentano è collegato alla Drangheta o alla Camorra o alla Mafia, quindi io credo che si debba fare una lotta senza quartiere alla criminalità organizzata, però senza generalizzazione e soprattutto senza criminalizzare tutti gli Emiliano Romagnoli. Bene, no, allegeriamo allora, un pochino la tematica. Parliamo del, dell'intergruppo della, legal, della legalizzazione della cannabis che c'è in Parlamento, ci sono tipo più di 100 deputati che, eh, che, che hanno firmato questo, questo intergruppo. Io le chiedo cosa ne pensa, sono dei pericolosi sovversivi questi dell'intergruppo della legalizzazione della cannabis? No, non sono pericolosi sovversivi, se andasse avanti quel progetto sarebbe un disastro per l'Italia, semplicemente, perché l'Italia è uno dei pochi paesi del mondo in cui è già totalmente depenalizzato il consumo personale di droga, è perseguito penalmente esclusivamente lo spacciatore di droga e un'iniziativa di quel tipo non farebbe altro che diffondere l'utilizzo della cannabis perché la rende legale, moltiplicando naturalmente i consumatori perché oggi ha avuto contatto con, la, con qualsiasi tipo di droga in Italia il 2-3% della popolazione. Il 97% non ha mai avuto contatto con le sostanze neanche fumato uno spinello. Questo 3% inevitabilmente, anche sotto la pressione delle multinazionali che avrebbero tutto l'interesse a eh, espandere il consumo, arriverebbe a un 25-26% della popolazione. Pensate che abbiamo appena fatto una legge? adesso diventa definitiva penso fra dieci giorni che colpisce con 18 anni di carcere, 18 anni di carcere che ha un incidente stradale che ha provocato, che provoca due morti se ha guidato sotto l'effetto della cannabis pensate che abbiamo leggi giustamente che impediscono e proibiscono a una persona che usa la cannabis di guidare un polmino quando va a pigliare i bambini a scuola e li porta a scuola di fare il camionista, di fare il pilota d'aereo chiedete alla gente se è d'accordo che quando i bambini vanno a scuola lo danno a un signore che si è fumato la cannabis, che con i principi attivi di oggi non ti mette in grado di ragionare. Allora, che cosa vuol dire legalizzare? Oggi già è depenalizzato il, il, il consumo. Legalizzare vuol dire espandere a dismisura l'uso di cannabinoidi, che tutti sanno, chiunque va nelle comunità, chiunque va nei cert, che non è vero, è vero che tutti quelli che si fanno le canne poi passano alla cocaina e all'eroina. È vero, invece, viceversa, che quando vai nelle comunità, tutti quelli che sono arrivati alla cocaina e all'eroina sono pari dalla cannabis e la porta all'entrata al consumo di droga. Quindi, quindi, secondo lei, non c'è stato un errore, per quanto si possa essere d'accordo che chi fa uso di sostanze stupefacenti in generale gli venga ritirata la patente mm. o quant'altro, però non crede che sia stato un errore quello di paragonare le droghe leggere, equiparare le droghe leggere alle droghe pesanti nella sua legge? Ma veramente nelle tabelle ONU, sono, se vuoi le tabelle delle Nazioni Unite... La cannabis insieme alla cocaina e all'eroina. E chi l'ha mai detto che c'è differenza tra una sostanza e l'altra? I principi attivi che danno dipendenza e danno disturbi. Addirittura, se un ragazzino incomincia a farsi di canna a 15 anni, ormai le neuroscienze che fotografano il cervello a 18 anni con i buchi, cioè con i neuroni spenti, ha dei, eh, dei effetti negativi permanenti alla salute. Queste cose la scienza medica lo sa benissimo. Poiché in Italia, diversamente dagli Stati Uniti, occhio, eh. Perché quando andate negli Stati Uniti, se vi trovano ancora oggi a New York, o salvo il Colorado e l'Oregon, due stati, vi trovano con uno spinale in tasca, andate in galera eh, negli Stati Uniti. In Cina rischiate di salire vent'anni in galera, perché il mondo è fatto così. Non tutti sono tolleranti, come in Italia, che il consumo personale è depenalizzato. E a livello mondiale non c'è nessuna intenzione di aprire le porte a un'esperienza storica come, in qualche modo simile, eh, perché la Cina venne colonizzata con la guerra dell'oppio perché le potenze occidentali e i mercanti gli imposero a fine 800 con la guerra dell'oppio il consumo massiccio giusto, della cannabis cioè, de, de, e un intero, con, con l'oppio un intero continente venne massacrato per ragioni economiche. In Cina c'è ancora il ricordo di questa vicenda e quindi in Cina sono terribili con i spacciatori di droga perché i danni provocati... Dall'uso delle sostanze sono mille volte superiori ai benefici che ne potrebbero derivare, anche in costi sociali, economici. Eh? Perché vuoi chi si fa carico dei tossicodipendenti e del loro recupero? Cioè, io so chi ci guadagna su quelle cose qui, le multinazionali. Poi, se andate a pigliare Borsellino, se andate a pigliare Gratteri, vi spiega che questa legalizzazione è un regalo fatto alla criminalità organizzata. E cosa, ca cosa cambia tra New York appunto e il Colorado, Che l'esempio le le che ha fatto appunto? Cioè perché allora in Colorado l'hanno legalizzata, anzi l'hanno sì, legalizzata praticamente? Perché negli Stati Uniti ogni Stato fa storia a sé, l'Ohio ha votato che è il più grande Stato del Midwest, <coughs> anzi lo Stato chiave per le elezioni del prossimo Presidente, con il 72% dei voti ha bocciato la proposta di legalizzazione della droga in Ohio, è passato in due stati, due stati piccoli. Vedremo che cosa succede in Colorado. Benissimo, lo pigliamo come esperimento. Già là ci sono le cioccolatine eh, alla cannabis per ricominciare a abituare anche i bambini a consumare per diventare futuri clienti. Beh, è evidente, se ci si mette su quel piano lì, ci si mette sul piano di chi sta investendo decine di milioni di dollari per incrementare un mercato e quindi per aumentare il consumo della cannabis. È un mercato, più ne vendi, più guadagni. Ma io questo ragionamento lo faccio con la barra, lo faccio anche col fumo, perché se, se oggi qui eh, usciamo e possiamo respirare o nei bar, nei ristoranti, nei treni, nell'asle, negli uffici, nelle riunioni, non si fuma più. Ricordo a voi che fino a dieci anni fa, quando io e sì, il Consiglio dei Ministri facevamo la battaglia, in Italia si fumava dappertutto e tu dovevi stare dentro una nuvola azzurrina di fumo, di sigaro, di sigaretta che ti faceva venire il tumore. Il cosiddetto fumo passivo, siamo riusciti a fatica e eh, dieci anni fa a imporre una roba di civiltà. Vuoi fumare? Fuma a casa tua, ma non fumare dove ci sono io dove ci sono i bambini, perché non puoi mettere a rischio la mia salute. E l'abbiamo fatto, e non mi sembra. È proibizionismo questo, eh, che ci siano state rivolte popolari, anzi, per quanto ne so io, se c'è una cosa che la gente ha preso bene nei bar, nei ristoranti, negli aeroporti, quando si fa una riunione. È quella di poter respirare e mangiare se uno poi va a fumare, va fuori a fumarsi una sigaretta. Lo stesso vale per l'alcol. Io ho fatto tutte le lotte contro le strage del sabato sera perché un conto, ne parlavamo prima, è l'ambrusco a tavola, è un conto, è l'etilismo, è un conto, è il fatto di ubriacarsi che va perseguito. Me l'ha detto lei? Sì. È l'abuso che fa il danno dell'alcol? Dell è l'uso della droga che fa il danno. Mentre l'alcol la, è una sostanza che è assunta modicamente fa bene alla salute, come tutti i medici dicono, le sostanze dalla cannabis fino alla della cocaina danno dipendenza e danno danni. Non c'è un uso moderato della cocaina, dell'eroina, dell'ecstasy. Anzi, l'ecstasy basta una pastiglia per mandarti al creatore. Una. E non c'è l'uso moderato della cannabis, perché un ragazzino che comincia a farsi di cannabis, si brucia i neuroni, ha per tutta la vita le... le, le eh, risultanze negative del suo tipo di atteggiamento e non può l'autorità consentire, come non, non consente ai veleni di essere prodotti e diffusi, non può consentire che un veleno che ormai è stato dimostrato scientificamente essere tale possa essere assunto legalmente. Ecco però eh, su gratteri confermiamo perché quando venne a Carpi a presentare il suo libro Oro Bianco, in un'intervista che potete trovare ancora adesso sul mostardino.it, eh, disse proprio la sua contrarietà alla legalizzazione perché secondo lui appunto non risolverebbe il problema o almeno non è uno strumento efficiente per il contrasto alla criminalità organizzata, potete ritrovare l'intervista. Io però le chiedo perché secondo lei la sua legge, la legge eh, Fini Giovanardi, fu dichiarata incostituzionale? Per un cavillo no, la Corte costituzionale non è assolutamente tratta nel merito del contenuto. Ha detto che Era un vizio di forma, sì, no? che essendo stata introdotta nell'ordinamento in nel disegno di legge di conversione di un decreto legge, eh, per una giurisprudenza innovativa, questo è accaduto nel 96, l'ho fatta passare. Dal 98 in avanti, cioè due anni dopo, la Corte ha cominciato a opinare che nei disegni di conversione dei decreti legge si, si deve essere molto rigorosi nell'aggiungere articoli aggiuntivi. E quindi per un discorso esclusivamente tecnico-giuridico ha rilevato un vizio di forma e l'ha abrogata per vizio di forma, ma non c'è mai sognata di entrare nel merito della legge, è, tant'è vero che ne abbiamo fatta un'altra eh, un anno fa, di cui ero relatore al Senato, e vorrei che qualcuno mi spiegasse la differenza sostanziale che c'è fra la vecchia legge e la nuova, perché io dico che la nuova che abbiamo fatto sostanzialmente è uguale alla vecchia, c'è qualche differenza, ma il concetto è sempre lo stesso, cioè depenalizzato l'uso personale, reato il, lo spaccio di ogni tipo di sostanza, magari con una graduazione della, eh, delle condanne eh, e della pena per chi spaccia cannabis e, e per chi spaccia eh, cocaina e eroina, ma ambedue sono considerate sostanze illegali, ambedue è vietato lo spaccio, ambedue si può andare in galera per lo spaccio di queste sostanze, quindi per gli spacciatori tossicodipendenti fino a sei anni di condanna c'è il diritto di scontare la pena in comunità e non in carcere proprio per curarsi. Poi se le regioni non stanziano i fondi, perché nel livello amministrativo non danno i soldi all'amministrazione penitenziaria per pagare le rette alle comunità, questo è un discorso amministrativo, non è un discorso legislativo, perché la legge dice anche il, il piccolo spacciatore che fa furti, che fa rapine, che fa brocceggi, se è condannato fino a sei anni, che sono molti sei anni, invece di stare in galera deve stare in comunità a curarsi. Se non viene applicato non è colpa di Giovanardi, è che alcune regioni non finanzio il recupero ha fatto pace su questo con Fedez no, ah beh, sì, è adesso, vero allora <ride> eh, scusate io faccio dei ragionamenti Fedez fa, fa spettacolo quindi non posso fare pace lui fa un personaggio i personaggi devono acquistare audience con i paradossi eh, ma sono due ruoli completamente diversi le cose che ho detto quella sera non stanno in cielo di terra dal punto di vista però ecco anche lei ogni tanto ha fatto le dichiarazioni un pochino forti forse non per audience però comunque in maniera marcata ecco, su tanti temi. Dunque, io ho scritto un libro che si chiama Balle, come sapete, dove ho riassunto appunto le balle giornalistiche di come i professionisti della disinformazione invece di mettere in onda un ragionamento, lo tagliano all'inizio, lo tagliano in mezzo, eh, mettono assieme la prima frase e l'ultima e mistificano totalmente le cose che ho detto. Eh, famosa quella della pipì, no? Perché in un ragionamento per radio in cui ho detto e confermo, a me due uomini che ostentatamente in un luogo pubblico, in una banca, eh, si baciano fra di loro, mi danno fastidio. Ma perché? Perché ho detto c'è una questione eh, umana di saper vivere di Galateo. Per cui, ho fatto, ho fatto tre esempi. Eh, è chiaro che le, gli uomini e le donne nude non mi danno fastidio in, un, in una spiaggia riservata, ma il 15 di agosto a Riccione, sotto gli ombrelloni, con i nonni e i bambini. Uno che si presenta nudo, col, 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 col coso che pendola, è fuori posto. Lì non, è, non deve stare lì. Vado in una spiaggia dove non ti ha fastidio a nessuno. Poi ho detto, è chiaro che i genitori hanno rapporti sessuali fra di loro, ma ci mancherebbe. Ma non lo fanno davanti ai bambini o davanti ai ragazzini, perché c'è un podore generazionale per cui i, i figli sono in imbarazzo se, se vedessero i genitori a, a fare effusioni spinte nei confronti loro davanti ai bambini. E terzo esempio che ho fatto fare pipì, è fare il pipì, la cosa più normale e naturale del mondo. Però mi risulta che non la facciate qui. Uno la fa appartato, no? Allora, quella che ha fatto? Mi ha preso la domanda, ma è vero che a lei le danno fastidio due per due, che si batte? Eh, sì, dice, come fare pipì per strada? Tutti i ragionamenti in mezzo me l'ha cancellato. No, ma poi noi le confermiamo che l'intervista la manderemo tutta, quindi questo problema non no, ci no, sarà di tagli. ma per di dirgli, come. Potranno ascoltare. Tutti. Come Potranno le affermazioni, tutti. quando vengono, e ci ho messo quattro giorni per farla retificare, con minacce raccomandate, poi lancia, dopo quattro giorni, quello che ho detto prima è la messa in integrale però voi che sapete di comunicazione il primo messaggio è quello che vale ritroverete in tutti i siti ripetuta questa balla perché nessuno va a prendere quattro giorni dopo l'integrale per spiegare il ragionamento tutti sì. si attaccano al eh, le le rettifiche sono no. sempre difficili da far passare. Però no, vedendo voglio vedendo su... le agenzie, Vai. anche una cosa, la sua uscita dal, dal Nuovo centro-destra sì. è dovuta anche a queste tematiche qua in cui ben lei claro. si è trovato in rottura. Ma, scusi, assolutamente sì. Io non posso stare a dare il mio voto determinante come Nuovo Centrodestra a Renzi, perché senza i nostri voti il governo cade, e poi lui mi dice: Ok, io governo con i tuoi voti, però sull'Unione Civili, che vuol dire Utrina affitto vuol dire adozione dei bambini da parte delle coppie gay, vuol dire sostanzialmente matrimonio gay, io dico bene, quando vincerai le elezioni, caro Renzi, se vinci le elezioni ce lo metti nel tuo programma, due anni fa hai preso il 25% dei voti, non puoi pretendere che io ti do i voti per governare e poi tu in queste questioni antropologiche fondamentali mi dici sai cosa c'è, la faccio passare con i 5 stelle, poi per la droga stesso tipo di ragionamento. Eh, il sottosegretario della vedova che usa gran parte delle sue energie per la della droga, Scalfarotto che mi fa lo sciopero della fame, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e ai rapporti con il Parlamento che sciopera contro il Parlamento perché no, non passa la legge o la legge Scalfarotto, quella sulle unioni civili. Un Io voglio e volevo, nelle larghe intese, appoggiare un governo per fare la riforma elettorale e la riforma costituzionale del Senato ma mica per aderire al programma elettorale della sinistra, eh? io non sono mica di sinistra. Quindi preso atto che loro continuano così, si trovino i voti in Parlamento per continuare. Però in effetti una delle critiche un pochino che vengono fatte a chi del nuovo centrodestra appoggia al governo Renzi è che è vero che voi non siete di sinistra probabilmente, però effettivamente appoggiate un governo Appunto, che è sì. di centrosinistra. E infatti no, allora il governo delle larghe intese non era di centro-sinistra perché Berlusconi. Ci ha impegnato l'intero PDL all'inizio. Forte trazione PD, diciamo. Ma perché è evitato adesso la trazione PD quando Berlusconi si è chiamato fuori, ma all'inizio 25% dei voti aveva il PD, 20, 22% dei voti avevamo noi del PDL. Ecco, lei ha fatto tanti anni nello stesso partito di Silvio Berlusconi, e qual è il suo rapporto adesso con Silvio Berlusconi? Ottimo, perché quando lui mi ha eh, spiegato che voleva cancellare il PDL e rifare forza Italia Gli ho detto scusa Silvio, sì, io. io nel 2008 sono stato cofondatore del PDL, sono uno dei 18 dell'ufficio di presidenza, il rappresentante dei Popolari Liberali, questa componente che era uscita dall'Udc per aderire a questo progetto. Se adesso mi dice che il PDL non c'è più, io in forza Italia non sono mai stato in vita mia, quindi amici come prima. Secondo me fai una roba che non sta né in cielo né in terra. E devo dirmi che lui simpaticamente mi ha detto: Ma secondo me sto facendo una cazzata, proprio così. Dico, Guarda, sono assolutamente d'accordo con te. Secondo me è proprio una roba che non. Ma secondo lei, politicamente, no. è stato recentemente a Bologna una manifestazione con no. Giorgia Meloni, Matteo Salvini. Io le chiederei un commento anche su questo. Ma eh, Silvio Berlusconi ha ancora un futuro politicamente oppure no? Allora, io gli voglio bene, dal punto di vista umano, però credo che quello di Bologna sia stato un grave errore perché se lui vuole ritagliarsi un ruolo di padre nobile del centro-destra, di tutto il centro-destra, i padri nobili sono quelli che dall'alto benedicono tutti. Non si è mai visto un padre nobile che vada a fare il numero due, come a Bologna, di uno di quelli che deve benedire. Ecco, lei cosa pensa di Giorgio Meloni e di quest'asse tra Meloni e Salvini, questo, questa forza diciamo così, di destra che gli sta proponendo come una delle alternative? Io penso quello che faremo proprio il 28 e il 29 a Orvieti, insieme a Quagliariello, insieme a Mario Mauro, insieme a Bonalberti, a tutte quelle aree che si rifanno a Pareto Popolare, costituiremo nell'ambito del centrodestra, un, uh, un soggetto politico collegato al Partito Popolare Europeo e insieme agli atti del centrodestra, eh, dovunque si voterà per le amministrative, lavoreremo per far vincere il candidato del centrodestra, però non siamo la Lega, sia chiaro, non siamo Forza Italia, quindi saremo una delle quattro gambe del centrodestra collegati fortemente alle grandi esperienze della, della Spagna, della Germania, del, dell'Inghilterra, cioè dei partiti di ispirazione cristiana e al Partito Popolare Europeo. Faccio solo una domanda io, eh, Vabbè, innanzitutto il giudizio che dà su Alfano, che cos'è che ha sbagliato in questi, in questi anni come, come mosse politiche, eh, di tattica politica anche, e seconda cosa, se sì, appunto leggevamo dal suo sito il convegno di Orvieto del 28 e 29 novembre 2015, io chiedo però non c'è il rischio di frammentare ancora di più il centrodestra se ci sono tutte queste, chiamiamole così piccole galassie, intendo dire fitto, eh, voi dei popolari liberali che fate delle iniziative sì. ognuno per conto suo no, invece è proprio il rovescio il 28 e il 29 ha l'ambizione di riunire tutti questi soggetti, anche la lista Schitulli della Puglia <ride> anche Ricci che ha preso il 49% in, in Umbria e per un perone è diventato Presidente della Regione tutti questi soggetti devono costituire un'unica formazione nel centro-destra, tutti assieme perché tutte le persone che sono e citate, citate qua, compreso Alfano, da sole non vanno da nessuna parte. Alfano è leader di un partito adesso, UDC e eh, 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 NCD, che fa il 2%. Il 2%. Fitto è, è, è potente, ha voti in Puglia, ma fuori dalla Puglia, Tosi, eh, fuori dal Veneto, ma tutti questi invece messi assieme possono costituire un qualcosa che oggi in Italia manca. Perché? Eh, o in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Spagna sono matti. Ma in tutti questi paesi europei esistono partiti popolari di ispirazione cristiana che raccolgono i voti di circa metà dell'elettorato. Allora, io lo so che in Italia ci sono i grillini, c'è la Lega, c'è la Protesta, c'è la Destra, c'è ancora Forza Italia in calo, ahimè, perché dal 38%, oggi è al 9%. Volete che in Italia non ci sia uno spazio per un partito che rappresenta la continuità? delle culture liberali, socialdemocratiche, democristiane, ma conservatore è l'Italia poi che dal 48 al 92 ha governato il paese, fino al 92 quest'area qua aveva la maggioranza assoluta dei voti, non c'è stata elezione dal 48 fino al 92 che l'area si chiamava di pentapartito, non pigliasse più del 50% dei voti degli elettori. Tutti i governi che si sono succeduti fino al 92 erano legittimati dalla maggioranza degli elettori. Dal 94 in avanti, tutti i governi sono governi di minoranza, perché anche Renzi dice ai sondaggi 33-34%. Mentre invece, quest'area di cui sto parlando, storicamente, ha sempre governato con la maggioranza assoluta dei voti quando votavi il 90% delle persone. Allora, che ci sia ancora nella Bassa Modenese, a Modena, in Emilia, in Sicilia, in Lombardia, un'area di persone che ragionano, di persone che vogliono valutare le questioni non con la demagogia, ma con la complessità dei problemi da affrontare, secondo me c'è. E questa iniziativa tende proprio a metterli tutti assieme. O, o si mettono tutti assieme, ma fanno la fine di Alfano. Nel senso che Alfano che errori ha fatto? Due anni fa siamo partiti con un entusiasmo incredibile, con i sondaggi al 7%. Poi non ha coltivato il territorio, non ha organizzato il partito. E altro errore, secondo me, fondamentale. Non può un leader di partito fare anche il ministro degli interni sono due cose incompatibili. Il ministro degli interni è un ruolo che assorbe totalmente chi è impegnato sul fronte della sicurezza, dell'ordine pubblico, del terrorismo, dell'immigrazione e non può fare anche leader di partito, non può insomma, perché da questo punto di vista lo capisco benissimo. Tutte le volte che succede, e purtroppo succederà sempre, un qualcosa di negativo ricade su di lui. Come ministro degli interni e quindi si riflette anche sul nuovo centro-destra. E Salvini picchia e dai e picchia, ma questa identità dei due ruoli lo ha danneggiato lui <coughs> e ha danneggiato il partito. Mentre invece nella grande storia della democrazia cristiana eh, chi faceva il presidente del Consiglio non faceva il ministro degli interni e non faceva neanche il segretario del partito, perché il segretario del partito deve essere libero di rivolgersi al governo senza essere condizionato direttamente. Adesso ricordate che quando abbiamo eletto il capo dello stato. Quando c'era la discussione se votare o no Mattarella. Io ero per votare Mattarella, Alfano, in un primo momento dice no Mattarella non lo votiamo. Ma Renzi dice: no, ma tu sei messo degli interni di questo governo, come fai a non votare? Quindi è dovuto è... Forza... Eh. ha dovuto per forza, ha dovuto adeguarsi, visto chi è per lei una figura emergente che potrebbe essere, potrebbe essere la leadership di, questo, di, questo, diciamo, eh, di questa parte di elettorato così importante ma così eh, poco rappresentata? Guardate, io ragiono alla rovescia. Noi abbiamo troppi personaggi che arrivano... Samori, no? Ma due anni fa Samori ha detto io sono il nuovo Presidente del Consiglio, no? Sono il leader, sono il capo. Poi arriva Passera e dice no, no, il capo sono io. Io Passera sono il leader che... Poi arriva della Valle e dice no, sono io. E Io sono un po' stanco di gente che dice io sono il capo, ma il capo di che? Cioè, cos'hai dietro per dire che sei il capo? Quale autorità hai? Quanti voti c'hai? Che radicamento hai? Viceversa, in un sistema corretto, che cosa succede? E quando tutti i personaggi che abbiamo detto prima, senatori, deputati, leader locali, eccetera, eccetera, fanno un congresso? La colla. Eh, quando Corse n'è andato, chi era la Merkel prima di essere eletta segretario Cancellini e chi la conosceva? È il ruolo che uno viene di cui viene investito che lo rende capace di visibilità, anche mediatica. Dice Salvini: piglia dei voti. Ragazzi, Salvini in televisione, 28 ore su 24, negli ultimi sei mesi, è, è stato un diluvio di dichiarazioni, di presenze, e anche bravo eh, mediaticamente, ma viene aiutato dal fatto che Berlusconi ha sempre spiegato, ed è vero. Berlusconi soffre il fatto della condanna di non aver più potuto svolgere attività politica con i media la politica è come vendere panettoni eh? cioè se un'azienda adesso per Natale investe tot milioni di euro in pubblicità e c'è un'azienda che vende panettoni e pandori che ha il 60% del mercato se un'altra azienda concorrente mette 20 milioni quel 60% diventa 40% e questo si piglia il 20% del mercato quindi la visibilità mediatica è la conseguenza di un ruolo. Quando Salvini è diventato segretario della Lega, chi lo conosceva Salvini? Ma poi, come segretario, è diventato anche personaggio. Allora noi dobbiamo costruire un partito che abbia, come la detto una volta, c'aveva cioè Moro, Fanfani, Andreotti, Donan Caten, Scalfaro, Misasi aveva decine di personaggi, Gava, Gaspari, aveva decine di personaggi da cui attingeva anche il personale politico per amministrare, anche localmente. Adesso, senza un partito, al di là del partito. Mancano problemi... anche un po' i personaggi, forse, perché lei e ha ma... citato Quagliariello, ma insomma. Cioè, Quagliariello mediaticamente eh, poco. Sì, però è uno bravo. Se Quagliariello magari avesse un ruolo da svolgere, eh, come Mattarella, anche Mattarella non è uno che buca lo schermo, però ha il 63% di gradimento. Però attenzione, questo discorso non vale solo per Roma, perché la mancanza di un partito, dicevo la decidi una volta, Modena, ma secondo voi gli amministratori locali? Adesso da dove escono? Che non ci sono più i partiti, non c'è più l'organizzazione, non c'è più la scuola, non c'è più nessuno che si interessi di quello che una volta si chiamava il bene pubblico. Eh, bisogna ricostruire quello. Poi Perché è difficile? Perché la gente è stata convinta, vedi Basso Modenese, fenomeno grillino, che, la in tutta Italia, che se hai bisogno di un medico bravo e non ti fedeli tuo, vai a cercare un medico ancora più bravo. Se l'ingegnere non ti va bene vai a cercare l'ingegnere più bravo, il commercialista più bravo. Ecco, invece in politica devi andare a piegare l'ultimo coglione cittadino che deve avere come caratteristica non si è mai interessato di politica, non sa un tubo di amministrazione e quello devi mandare in Parlamento ad amministrare. A me sembra di sognare perché è esattamente il rovescio di quello. Di cui una persona ragionevole dice che ha bisogno il paese e l'amministrazione: di gente capace di amministrare, non degli incapaci che, come unica caratteristica, dicono: Ma io non ho mai fatto nulla, non mi sono mai interessato di nulla. E quindi sono vergine e vado a mettermi Però ecco, non è che l'essersi interessati di politica ecco per spezzare una lancia sia sempre stato poi un indice di capacità di governo o di amministrazione. Beh, insomma, eh, di solito bisogna essere alfabeti È, è la condizione prima, perché non, non, non è che uno dice vai in ospedale, e tu cosa hai fatto? Ah, io non ho mai fatto medicina. La cioè, condizione per fare il medico è che uno abbia fatto sei anni di medicina, si sia specializzato e si sia abilitato. Poi ci possono essere medici bravi meno bravi, onesti o disonesti, ma per fare il medico, minimo, devi conoscere l'ABC della medicina, o per fare l'ingegnere, o per fare il commercialista, o per fare l'imprenditore. Qui invece si dice, tu non sei un tubo, vedi Marino, ti diamo in mano una grande città, amministrala, infatti vedi i risultati. Disastrosi, beh, non può essere altrimenti, perché in qualunque attività umana la gente eh, ha bisogno per imparare il mestiere, cioè non è che nell'esercito dice adesso dall'Accademia di Modena escono i cadetti a 21 anni di anni. Ecco, non è che ci sia questa grandissima selezione all'interno dei partiti, perché anche in Parlamento diciamo. Ma non che... ci sono più partiti, cioè non è che non ci sia selezione. Sto spiegando che non essendoci più partiti, non c'è più nessuna selezione. Arrivano in Parlamento le persone che fanno un. Un sondaggio telematico: c'è cioè, chi ha preso 30 voti, 50 voti, magari quello del marito, de, 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 dei parenti che sono mobilitati, è stato proiettato in Parlamento. Ma non funziona così: il sottotenente, prima di diventare generale, ha 30 anni di carriera. E comanda i reparti, prima comanda le compagnie, poi ha delle responsabilità magari all'estero, poi va all'estero nelle missioni di pace, poi va in un'ambasciata, poi gli danno da comandare un reggimento, poi va allo Stato Maggiore, poi fa le scuole di guerra poi diventa generale. Mai visto uno che dica uno a 23 anni lo facciamo generale, gli diamo in mano l'esercito e la marina, oh! Ho detto, scusa, prima vale per il Papa. Il Papa è grandissimo, ma il Papa prima faceva il cardinale, prima di fare il cardinale ha fatto il vescovo, prima ha fatto il prete 40 anni. Ma Mai visto di adesso fa il Papa uno di 23 anni perché è bravo, è, un, è appena diventato prete. È una persona onesta, non si è mai intralazzato con i problemi della curia. Quindi facciamo papa i 23 anni o no? A me sembra. solo in politica c'è questa sfrenata demagogia che dice che tutti quelli che sanno leggere e scrivere devono andarsene per lasciare il posto ai casti puri, che non esistono in natura i casti puri, ci sono quelli che raccontano di esserlo. Vi ricordate Pietro Nenni, no? non c'è nessuno talmente puro da trovare qualcuno più puro di lui che lo ha fine, lo è pura. Cioè la corsa, la yeah. sfrenata. Yeah. Come, come siamo messi ai tempisti che voglio chiedere? Ai molto, in là. Molto, molto in là. là, ma avevo una precisazione Vai. da richiedere perché eh, non abbiamo molto trattato l'argomento de, del, del, del disegno di legge Cirinna e comunque delle unioni del, civili. Dell ecco, ah. <ride> molto bene eh, no, um, lei ha detto che, eh, proprio dichiarazione proprio di poco fa <ride> a quel microfono che eh, con il disegno di legge Cirinna eh, verrebbe, verrebbero consentiti anche i, gli uteri in affitto certo. e perché? No, non c'è nel disegno di legge di No, Come no. È nel disegno di legge c'è scritto che, facciamo un caso concreto è pubblico se voi pigliate il carlino di un, di un anno fa trovati in prima pagina il senatore Lo Giudice, PD, mio collega della commissione giustizia, con il suo uomo e una carrozzina. Si sono fatti fotografare lui, lui e il bambino. Quel bambino, dove è nato? Da un utero in affitto a New York, cioè è nato là. Lui dice che è un'amica che gli ha fatto la cortesia. In giro per il mondo il fenomeno si chiama utero in affitto perché ci sono le, 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 le fabbriche dove queste poveracce nei paesi del, 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 dell'est o. Oh, nei paesi tipo l'India, a pagamento, gli fanno fare la gestazione a nove mesi, poi gli pigliano i bambini e lo portano via, no? Questo è il, a pagamento. Naturalmente, con un ovocita che anche quello viene comprato, costa circa 100.000 euro in complesso la, il meccanismo. È arrivata un'azienda specializzata a spiegarlo due mesi fa a Milano, con tutto il tarifario. Perché è chiaro che l'ovocita deve essere perfetto, quindi la donatrice deve essere una donna con certe caratteristiche. Eh, lo sperma deve essere di certe caratteristiche e quindi ti garantiscono il sesso ti garantiscono anche le, le, una, una sorta di eugenetica a chi viene innestato per fare poi la gravidanza è meno importante perché lì eh, le, le caratteristiche genetiche sono di, 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 di quelli a cui hai comprato il materiale genetico ok, quindi il bambino è arrivato in Italia lui, lui, bambino appena passa la legge con questa adozione speciale con quel termine inglese i due... L'altro esatto, diventa il secondo padre del bambino. Adottano, possono adottare il bambino perché uno è il padre genetico e l'altro è il compagno che con le unioni civili, che vengono fatte come il matrimonio, eh, con i due testimoni, davanti al sindaco, in caso che, che uno dei due muoia diventa vedovo dell'altro perché assume il cognome dell'altro. cioè Uno dei, dei due uomini assume il cognome dell'altro uomo e in caso di morte diventa vedovo gli vengono applicate sostanzialmente tutte le norme del Consiglio civile e attraverso quel meccanismo è molto semplice. Uno va, come ha fatto il mio collega, all'estero, si procura il bambino e quando torna in Italia l'altro lo adotta. Quindi Poi... legittimo. Tant'è vero che noi abbiamo pensato un emendamento? Poiché in Italia questo è proibito. Ed è penalmente perseguibile, che questo comportamento sia reso penalmente perseguibile anche se viene fatto all'estero con uno sfruttamento indegno che ci riporta all'epoca della schiavitù, quando i figli degli schiavi erano cose che potevano essere prelevate a pagamento. Io vorrei capire perché una certa sinistra non si indigna e non urla dalla rabbia. Rispetto al principio che i ricchi signori dell'Occidente vanno a comprarsi la disperazione dei poveri, addirittura vanno a comprarsi i bambini. I bambini non si comprano e non si vendono, e un bambino ha il sacro santo diritto di avere un padre e una madre e non di avere due Facciamo padri. Facciamo un passo indietro, padre. però. <ride> Facciamo un passo quella... indietro. Lui sta discutendo di questo, no? No, no, Infatti, infatti, guarda, ho proprio chiesto informazioni sul, su tutta questa cosa qua perché, appunto, avendo fatto una precisazione eh, sul, sull'utero in affitto. Poi è stata persa nel, 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 nel nucleo delle cose che sono state dette, mi, mi è dispiaciuto molto. Ma facendo un passo indietro, sempre sulle, sulle unioni civili, perché togliendo l'ulteriore affitto? Togliamolo, vediamo, vediamo se eh, riusciamo a trovare la quadra. Bisogna proprio evitare di dare dei diritti alle coppie omosessuali? Perché le coppie omosessuali, le coppie di due persone che, non si che si vogliono bene e che vogliono vivere insieme non possono avere allora, diritto? Ma noi siamo molto al di là, nel nostro progetto di legge diciamo, se due persone vogliono convivere in uno stato di solidarietà, possono essere uomo-uomo, possono essere donna-donna, possono essere anche uomo-donna, cioè quelli che non sono sposati ma che convivono per anni, hanno dei figli, possono essere le due vedove che convivono nella stessa casa in una situazione di solidarietà, può essere il parroco alla la sua perpetua. Possono essere due memories domini, tutti questi noi siamo per dargli tutti i diritti. Cioè c'è scritto nella seconda parte, perché la gente non sa che il presidente di legge in là, le unioni civili sono solo per gli omosessuali, uomo-uomo-donna-donna. Donna. La seconda parte invece, quella delle cosiddette coppie di fatto, riguarda gli eterosessuali. E già non si capisce perché due uomini devono essere trattati diversamente da un uomo e una donna che si vogliono bene, magari hanno dei figli e non sono sposati. Io li voglio trattare tutti uguali. E quindi, perché nella seconda parte si dice che per quanto riguarda l'assistenza in ospedale, eh, il lascio di volontà in caso che mi venga un ictus, eccetera, eccetera, il prelievo di organi e via così. Eh, il problema della casa, il problema dell'affitto, il problema dell'impresa familiare, tutte queste cose vengono disciplinate di modo che i due soggetti, sulla base dell'articolo 2 della Costituzione, richiamato alla Corte Costituzionale, cioè sono una formazione sociale. Tutte queste formazioni sociali garantiscono i diritti individuali dei due attraverso l'acquisizione di tutti questi diritti o togliendo quelle che sono presunte discriminazioni, non siamo già a posto. Risposte dell'associazione gay in udienza, a noi di queste robe qua non ci può fregare di meno. Noi queste robe qui, a parte che le abbiamo già per giurisprudenza, non ci interessa. Noi vogliamo i figli, noi vogliamo il matrimonio, noi vogliamo esercitare il diritto che non c'è in natura che due uomini avere un bambino. Se non sono discriminati e la risposta è scusi come fanno due uomini ad avere un bambino se non lo comprano? Se qualcuno me lo spiega. Allora, se vogliamo tornare alla schiavitù, se vogliamo togliere ai bambini il diritto di avere un padre e una madre, se vogliamo arrivare a forme che hanno causato la guerra di secessione americana, mm. quando è stato superato la schiavitù o vogliamo tornare al diritto romano, io ho un basso indietro di 2000 anni non sono disponibile a farlo. Voglio dare tutti i diritti, ma su tre questioni, adozione, utili in affitto e reversibilità. Scusate, ma perché devo dare la reversibilità a due signori che vivono assieme e non devo dare la reversibilità a un uomo e una donna che vivono assieme e magari hanno tre figli, e non c'hanno diritto alla reversibilità. E perché due uomini, sì e l'uomo e la donna? che per loro ragioni non si sposano, non glielo devo dare? Ecco la domanda che si fa ogni tanto, poi il tempo è veramente poco, però per, che si fa ogni tanto anche per semplificarlo un attimo, però eh, tra un bambino in orfanotrofi e un bambino adottato da due eh. uomini o da due donne, qual è lei, la scelta? Qual, qual è la è scelta? La se voi foste lunedì, è venuta la solita coppia ho preceduto per tre anni le, le, le adozioni internazionali, c'è un piccolo problema, che bambini adottare non ce ne sono. Bambini adottabili in Italia o nel mondo non ce ne sono, e per ogni bambino adottabile in Italia c'è una fila infinita di persone regolarmente sposate, che hanno avuto l'autorizzazione dei servizi sociali, che hanno avuto l'autorizzazione dei tribunali dei minorenni, che hanno tutte le attitudini per eh, ad, eh, adottare, purtroppo i bambini non ci sono. Ecco, però lasciando stare che non Quindi, ci sono se lei dovesse scegliere. No, no, ma scusi, ma non ci sono, Ma cosa devo scegliere? Che ma però facciamo finta che ci siano. Ma allora scusi, secondo lei un bambino no, a parte, che ha già avuto un trauma, gli do anche il trauma di trovarci con due uomini? Cioè di crescere con due uomini, ma dai, ma ragazzi, ma noi non, il Papa l'ha detto: no, no, i bambini non sono mica delle cavie, eh? non sono mica i bambolotti da, da dare in mano a due persone perché vogliono soddisfare il loro desiderio di avere un bambino. Bene, no, 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 no ma infatti siamo in chiusura Perfetto. praticamente. Siamo in chiusura, allora dai, abbondantemente. Siamo, siamo abbondantemente. Io ringrazio il nostro ospite Carlo Giovanardi per aver partecipato alla nostra trasmissione e, e, e l'abbiamo alleggerita. No, e l'abbiamo alleggerito per, esatto. perché? perché ci siamo allarg allargati su tanti argomenti che eh, poi il tempo è poco. Io ho caso di parlare anche della bassa, eh? voi mi portavate lontano, stato, io tornavo sempre dalla bassa. È stato base. molto Giusto. bravo, è stato molto bravo. E poi è bello, è, be è bello di Felix, voglio dire, di lasciare parlare a ruota libera. Guarda ci sta. Infatti. Io ringrazio Ruben Giovannoni, sempre in supporto, in regia. Eccoci qua. Un saluto alla prossima settimana. Ringrazio Nicola Pozzati che oggi da dietro le quinte ha fatto i suoi interventi. Grazie. Noi vi ci lasciamo con Alessandro Bassoli e il suo Siamo alla frutta e ci vediamo la settimana prossima con Maria Costi, sindaco di Formigine. Ciao a tutti!